Vivere in acqua non è facile, ma immaginate non solo di dover vivere, ma di dover sopravvivere in un pianeta acquatico. È quello che accade in Subnautica, un gioco di sopravvivenza ed esplorazione sottomarina ambientato, in un pianeta acquatico. Quali incredibili avventure si possono vivere in questo gioco? Scopriamolo insieme! Premere un tasto qualsiasi per continuare. E qual è il tasto qualsiasi? Proviamo questo. È sempre importante stare comodi. Au! Ok. Dunque sono precipitato su un pianeta alieno, composto quasi interamente di acqua, e vediamo cosa succede di bello. Scopriamolo, esploriamolo, nuotiamo. Ah, l'Aurora, un maestoso prodigio della tecnologia. Imprecipitabile, dicevano. Invece guardaci qua. Unknown. Zero human life signs detected. Come niente forme di vita umana? Vuoi dire che non c'è nessuno? Perfetto! È il posto ideale. Wow! Quali creature gigantesche, enormesche, gangartuesche! Sono pericolose? Salve? 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 Direi di no. Che grandi animali magnifici. E queste pallette gialle? Meravigliosi. Zitto e nuota, nuota. Ah, lasciami stare! Per favore, lasciami stare! Scusate, penso che questo pianeta cominci a darmi alla testa. Vabbè, dai, in fondo potrebbe andare peggio, no? Emergenza? Ok, questo è peggio del peggio. Cioè, dai, l'avete visto anche tu. Ah, già. Vabbè, dai, questo non mi fermerà. Continuerò a vivere le mie avventure su questo magnifico pianeta sottomarino, qualsiasi cosa accada. Queste avventure includono esplorare relitti sottomarini. Con il poco ossigeno che ho, come posso andare avanti con questi minuscoli polmoni che non mi permettono di stare sott'acqua per più di 30 secondi? Andiamo, respira. La soluzione è il Seamoth, un veicolo sottomarino che mi permetterà di raggiungere profondità mai approfondite prima d'ora. Avanti, costruiamolo. No. Eccolo. Ora l'oceano non ha più misteri per me, non ha più limiti. Con questo potrò andare ovunque, ma solo fino a 200 metri di profondità. Per esempio questa incredibile foresta di funghi sottomarini. Cos'è stato? Boh. Niente di cui Ciao! Ok, abbiamo appurato che questo oceano non è così sicuro come sembra.
Io direi che posso comunque continuare ad esplorare nel mio Simoz. Alla fine è tanto così bello da esplorare, ci sono così tante cose da scoprire come quel relitto che però forse ho già esplorato prima. Andiamo a controllare nel caso. Parcheggiamo e andiamo. Permesso. Ok, no, l'ho già visto. Ma sei scemo? Mi hai fatto prendere un colpo. Guardate questi squali che fanno prendere colpi. Una parte fondamentale della sopravvivenza è la raccolta di risorse, che siano rocce o piante, oppure berretti. Oh, salve. Vai di là. Vai di là. No, vai di là. Ok, va bene. No, vai di là. Questi squali indecisi. Nell'oscurità degli abissi, il Simoz è la luce da seguire. Salviamo. Sì? Salve? Ti dispiace lasciarmi in pace? Grazie. Le mie avventure mi hanno portato in una caverna di meduse con una bioluminescenza straordinaria e versi inquietanti, quindi direi di andarcene da dove siamo venuti. Arrivederci meduse, arrivederci caverna, arrivederci mostro sconosciuto che non sono riuscito a vedere ma che sicuramente mi avrebbe ucciso. Ah, le narici del mare. Oh, salve. Ognuno va per la sua strada, ok? Non c'è bisogno di... Non c'è bisogno di... Vai, 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 ciao. Sono solo di passaggio. Wow. Per Dinch Baccolina. Oh, ecco un altro di quei cosi orripilanti. Penso sia la creatura più orribile e terrificante di tutto questo pianeta aliena. Non riesco a immaginare qualcosa di più orribile di lui. Oh, cos'è quella cosa orribile, più orribile di lui? Stammi lontano! Ah, che grandi avventure in questo grande pianeta.